Oggi diamo il bentornato negli studi di Tempo Radio ad Alessandro Gallesi, presidente di Adici, distretto Calza e Intimo. Bentornato tra noi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Distretto Calza e Intimo, qualche cosa di estremamente importante, tra l'altro proprio per l'Alto Mantovano e anche per la bassa bresciana orientale, diciamo così, fondamentalmente. Gli ascoltatori sono tutti invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo il numero per gli SMS, il numero che funziona anche con WhatsApp, il 338 17 19 105, il telefono per chiamarci 0376 63 17 09. Vogliamo subito chiedere qual è il programma di Adici dei prossimi tre anni, fondamentalmente. Innanzitutto alcuni dei temi che sono stati portati avanti negli anni precedenti dall'ex presidente Bondioli ovviamente resteranno, anche perché sono temi cardine di quella che può essere l'azione fondamentale da fare nel nostro settore. Parlo in particolare della lotta che bisogna promuovere a tutti i livelli contro la contraffazione che per quel che riguarda il nostro settore non è tanto una contraffazione di marca, ma è una contraffazione di finte dichiarazioni sui prodotti tessili, perché è chiaro che è una contraffazione più subdola, perché evidentemente non si tratta di comprare dal Vucomprà di turno la borsetta di Prada, che tutti sappiamo essere una contraffazione, ma si tratta di comprare prodotti per i nostri bambini, prodotti tessili, convinti che questi prodotti abbiano seguano tutte le procedure per la salute del bambino, in realtà poi questi prodotti sono dannosi per la salute. L'altra grande battaglia che noi, che più che una battaglia è un'idea che noi vogliamo che diventi acquisita da parte dei nostri imprenditori, è quella che riguarda l'innovazione. Recentemente sono stato la scorsa settimana a un convegno promosso in Confindustria a Mantova dalla direzione del gruppo Banca Intesa San Paolo, che ha messo a disposizione, sapete, le banche in questo momento grazie all'azione della BCE godono di molta liquidità, ha messo a disposizione delle filiere italiane della piccola e media impresa 10 miliardi di euro, quindi una cifra estremamente rilevante. E nelle analisi fatte appunto dai tecnici della direzione studi di Intesa San Paolo risulta evidente che le imprese che vanno meglio, che esportano, che stanno crescendo, sono quelle che hanno prodotti innovativi, quindi che contengono elementi di cambiamento rispetto al prodotto tradizionale, le imprese che hanno brevetti, insomma, adesso non, quindi il discorso di poter contare su un gruppo di lavoro che possa sul territorio sviluppare innovazione è per noi fondamentale. Una cosa fondamentale che io cercherò, anzi mi do come obiettivo assoluto nei prossimi mesi, a partire da settembre, di realizzare, è quella che ci siamo resi conto che c'è in atto un ritorno da parte dei compratori che negli ultimi, nell'ultimo decennio si erano orientati in modo quasi esclusivo verso la Cina. C'è in atto un ritorno alla idea e all'acquisto di prodotti europei. Negli ultimi tempi noi abbiamo avuto modo, io personalmente con la mia attività e noi come associazione, di constatare che grandissimi gruppi come Carrefour, come il Corte Inglese spagnolo, come dei grandi distributori storici francesi della zona di Aubervilliers di Parigi, quindi i grossisti francesi che servono tutto quel mercato francese, si stanno orientando a ritornare ad acquistare almeno una parte del loro prodotto in Europa, a fronte innanzitutto delle difficoltà che ci sono in questo momento e dell'incertezza che caratterizza il mercato cinese del cambio, ma anche a fronte del fatto che alla fine hanno fatto i conti economici esatti e hanno rilevato che non è stato un grande affare comprare in Cina, perché tra stock che gli sono rimasti a magazzino, merce fallata, ritardi di consegna, insomma ci sono state tutta una serie di fattori che evidentemente hanno fatto riconsiderare a questi grandi gruppi la situazione. Noi come Adici ci siamo
resi conto che siamo, che veniamo contattati abbastanza in modo costante da dei responsabili, vi faccio il nome del presidente dell'outsourcing Europa e Africa di Carrefour, quindi la seconda catena di grande distribuzione del mondo, che di 6.220 punti vendita, che ha contattato Dici chiedendo se potevamo dare un supporto alla catena stessa nella selezione in Italia di aziende di calzetteria che potessero essere funzionali al loro progetto. Ieri ho ricevuto la telefonata di un nostro associato che mi ha detto che quando l'anno scorso abbiamo organizzato insieme a Brescia Export una missione commerciale in Israele, finalmente da questa missione commerciale ha cominciato a ricevere degli ordini da Israele. Quindi è chiaro che questo nuovo ruolo di Edici, di possibile interfaccia tra quella che è i grandi player internazionali e i nostri, diciamo, io non sto parlando di associati perché sembra quasi di voler discriminare, no? Il nostro vero obiettivo è il successo e il ritorno di competitività del territorio. Quindi i nostri produttori è un nuovo ruolo che noi vogliamo fortemente che Adici possa assumere. Allora, per andare in pausa vorrei un attimino spiegare una cosa per gli ascoltatori, perché appunto si usano tante volte dei termini tecnici. Questi che abbiamo detto tipo Carrefour sono, sì, i famosi buyers. Cioè il buyer è il compratore, ma non si allude alla signora che va a comprarsi il paio di calze, ma appunto i grossi compratori. Guardi, lei appena mi ha fatto una domanda che sposa in pieno una cosa che avevo intenzione di dire successivamente. Evidentemente il compratore negli anni ha, il compratore nostro, voglio dire, quindi quello che compra da noi calzifici, è radicalmente cambiato rispetto a quello che era 15 anni fa. Non solo, è cambiato anche rispetto a quando ci ha abbandonato per andare a comprare in Cina. Quello che torna non è più una persona o comunque una catena che lavora con i parametri precedenti, ma è una catena che si è abituata a lavorare con i parametri cinesi. Quindi noi ci troviamo sì con il prodotto e con la volontà da parte di queste grandi catene di comprare da noi, ma ci troviamo con delle difficoltà tecniche che vanno dal fatto che in Cina sono usati spesso dei filati, delle composizioni tessili che noi non abbiamo, che in Cina lavorano su schede tecniche estremamente complesse perché non sanno fare le calze, quindi evidentemente hanno bisogno di una schede tecniche con ogni tipo di informazione e questi per poterle inserire nel computer. Questi, per dire, lo stesso signor Lumat di Carrefour mi presenta questa scheda tecnica come se io avessi bisogno di sapere come si fa una calza, no? Io parlo del mio tecnico e mi chiede questa, parlo in termini tecnici, ma magari tanti ascoltatori che si occupano di calzetteria mi capiranno, mi chiede una calza di microfibra 100 denari a 400 aghi, quando questa cosa un tecnico normalmente ti risponde non si può fare perché viene una suola di scarpe fondamentalmente, no? E quindi ci troviamo addirittura a dover rieducare questi compratori perché si sono a loro volta abituati a una modalità di lavoro che non è più quella con cui noi li incontravamo prima. Lei mi chiedeva del buyer. Il buyer è fondamentalmente una signora che è chiusa in un officetto di La Corugna, dove c'è la sede di Zara, del gruppo Inditex, che ci riceve per 20 minuti, che fondamentalmente sa poco di prodotto e che però decide se noi siamo fornitori o meno. E lo decide in base al prezzo e a dei sistemi di calcolo di marginalità che hanno all'interno dell'azienda. Quindi non è più neanche la signora che veniva negli anni scorsi a fare un giro a visitare i calzifici. È una persona che sta in un palazzo enorme che è quello del gruppo Inditex alla Corugna, faccio l'esempio di Zara perché è una catena che conoscete tutti, che volutamente cambia ogni 2 o 3 anni
quindi un turnover molto, molto accentuato, per evitare che si possano stabilire rapporti interpersonali, che volutamente ne sa relativamente poco di prodotto, proprio perché non deve entrare più di tanto nel merito della qualità, ma solo quello dei margini, e quindi il rapporto con questa compratrice ci spiazza un po', perché noi siamo molto bravi a parlare del nostro prodotto, ma un certo, po' meno la devo fermare, ne parliamo ancora nella seconda parte, ci troviamo col presidente Adici tra un paio di minuti. Chi dona il sangue può sentirsi orgoglioso di se stesso, poiché con il suo gesto ha salvato una vita. Dona il tuo sangue a chi ne ha bisogno. Dona le... Siamo insieme al presidente di Adici, Distretto Calza Intimo, Alessandro Gallesi. Questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Quindi abbiamo parlato appunto dei buyers, appunto, che sono, poi possiamo anche raccontare, fuori onda ci stava raccontando appunto quanto è importante uscire fondamentalmente. In Italia, dice Cecilia, che mi ha dato un messaggio, la calza non viene capita, per fortuna all'estero invece funziona ancora. È vero questo? Allora, c'è molta verità in quello che dice Cecilia. Allora, io ho avuto accesso, diciamo, negli anni precedenti ai dati di consumo del mercato italiano. Vi posso dire che nel 1994 in Italia si consumavano 600 milioni di paia di Collant, attualmente se ne consumano meno di 180 milioni di paia. Quindi sicuramente c'è stato un calo molto molto grande dell'uso e del consumo del Collant. Però bisogna anche pensare che il collant è un accessorio, cioè non è la parte fondamentale dell'abbigliamento. Noi purtroppo siamo vittima di quelle che sono le tendenze che vengono imposte dagli stilisti. Questa è una grande colpa, il fatto che tra Castelgofredo e il sistema dell'alta moda milanese non ci sia mai stato un vero agreement su quello che poteva essere la presentazione dell'abbigliamento, se non il fatto che qualche singola impresa si è legata a qualche stilista. Posso dire che sì, all'estero perché l'estero è grande, quindi c'è il paese in cui magari il collant è un prodotto maturo, è una commodity, altri paesi, quelli dell'est dell'Europa, per dire, dove il collant invece è ancora un capo che fondamentale. Poi, che poi mi perdoni, cioè lei in radio fino a un certo punto, perché tutti ricordiamo le calze bianche o le calze rosse, Michael Jackson per esempio. Sì, no, ma la calza spuntavano. Guardi, la calza, poi in realtà si parla di collant, bisogna parlare di legging, di gambaletto, e i gambaletti sono una delle tipologie di prodotto che sono vincenti in questo tutti momento. Tutti ricordiamo le gambe di Anna Oxa quando faceva pubblicità, appunto, una nota marca per esempio. Io ho sempre pensato, e questo in questo senso non sono d'accordo con Cecilia, che l'Italia fosse il paese che ne copiva di più di calze, anche a livello di consumatrici, perché normalmente in molti paesi, soprattutto del centro nord Europa, la calza viene considerata una commodity, cioè un bene necessario perché bisogna coprire le gambe, ma non è mai stata richiesta una particolare... Però, scusi, per esempio negli Stati Uniti la calza, proprio la calza da donna, indica lo stato sociale, il tipo di lavoro e addirittura la serietà. Cioè per esempio in America suggerisco alle donne di non mettere quelle con la riga nera dietro, indica donna di facili costumi. Le faccio una considerazione. La regione italiana dove si consumano più collant è, per paradosso, la Sicilia. Che è la più calda, perché la calza non è solo un rivestire le gambe, ma è anche frutto della cultura di un paese. Cioè, pensate che in Sicilia le donne hanno la calza da casa, la calza da uscita la domenica quando vanno a messa, che è quella di un certo tipo, poi la calza magari da portare in occasioni particolari. Per cui... Le leggo un messaggio: è mai andato in un ristorante cinese, trovi pulizia, gentilezza, buon cibo e prezzi onesti, invece gli italiani sono scontrosi e ti imbrogliano, dice Alessandro. Non siamo d'accordo completamente, però insomma. Guardi, certo sono andato in un ristorante cinese, ci sono andato sia in Italia che all'estero, devo dire che all'estero sono meglio di quelli italiani, ma il problema secondo me dei cinesi, dei ristoranti cinesi, ma dei laboratori cinesi, perché evidentemente la domanda tendeva a questo, immagino.
è un grosso problema per il territorio, un problema che a mio avviso non si vuole affrontare. Faccio fatica a capire quale sia la ragione per la quale non si voglia affrontare, ma io vi dico solo alcuni dati che abbiamo elaborato negli ultimi giorni. Sul territorio noi sappiamo che ci sono 150 laboratori cinesi, approssimativamente dai 1800 e 2000 lavoratori che lavorano in questi laboratori. Questi laboratori non pagano assolutamente nessun tipo di imposta, perché hanno un sistema di rotazione dell'intestazione delle attività che gli permette di evadere l'IVA impunemente, e soprattutto i soldi che poi ricevono dai nostri calzifici li inviano tutti in Cina, e quindi non c'è una ricaduta territoriale dei soldi con cui vengono pagate queste cose. Però noi di ADICI ci stiamo sempre più convincendo che il problema dei cinesi vada affrontato in modo pragmatico. Abbiamo incontrato il distretto della moda Veneto, quindi che va da Verona a Treviso, quindi anche Benetton, perché questo problema ce l'hanno avuto anche loro. Abbiamo incontrato il presidente della Camera del Commercio di Prato, che da questo punto di vista è un'eminenza assoluta, no? Ecco, e tutti ci dicono come il discorso dei cinesi non deve essere affrontato in modo semplicistico, perché all'interno della comunità cinese, è vero, ci sono dei delinquenti, come ci sono anche in altre comunità, voglio dire. Ci sono anche brave persone. Ci sono brave persone, laboratori che comunque svolgono un'attività che per il nostro territorio per certi aspetti è diventata fondamentale, perché in questo momento io vi posso dire, ho qua i dati, li ho portati apposta. Nel 92 sul nostro territorio c'erano 202 imprese definite artigianali, quindi laboratori, confezione, fissaggio delle calze e cucitura, 202 per più di 3.500 dipendenti. Ad oggi, secondo quanto pensiamo noi, più di 15 laboratori di proprietà di italiani non ci sono più, e ci sono però 150 laboratori cinesi. Quindi capite che in realtà se domani mattina noi, certo, avessimo il modo di eliminare la comunità cinese, noi imploderemmo. Quindi è un problema da affrontare con pragmatica e in modo serio, e quindi non con le boutade del dire fuori eccetera, quindi, eccetera. Le chiedo scusa, andiamo velocissimi perché teoricamente avremo 30 secondi. Le vorrei chiedere un attimino di fare un accenno quantomeno al tavolo di crisi del distretto promosso dal sindaco Posenato. Associo anche un messaggio che è arrivato da Salvo, il quale le chiede se l'onorevole Martelli ha fatto sapere a tale proposito qualche cosa, visto che avreste consegnato, mi pare, nelle mani, se non sbaglio. Sì, allora il documento è stato portato al Ministero, il Ministero ha dato una disponibilità molto limitata, a nostro avviso, rispetto a quello che era il contenuto del documento, che comprendeva vari punti. Quindi ha dato una disponibilità soprattutto per quel che riguarda la possibilità di mettere a disposizione materiale umano da parte del Ministero stesso sull'ipotesi di formazione di cooperative sul territorio nei settori che vi ho appena detto, quindi più intensamente con fase di lavoro più intensa. Su tutti gli altri temi che riguardavano il supporto all'internazionalizzazione, il supporto all'innovazione, il supporto a un umbrella brand del territorio, il supporto alla promozione del territorio, la risposta è stata no grazie. E quindi l'unica cosa che sta andando avanti è questa ipotesi portata avanti dal sindaco Posenato della realizzazione di una o più cooperative sul territorio. Noi abbiamo appunto per coerenza fornito Posenato dei dati sul territorio. Siamo onestamente abbastanza scettici sull'ipotesi che se non si fa una vera screening della realtà cinese, che significa se non si tolgono
quei cinesi che stanno destabilizzando veramente il nostro territorio, e se non si fanno al contempo delle misure che consentono anche ai laboratori italiani esistenti di godere dei stessi benefici delle cooperative, è difficile che una cooperativa in questo momento possa andare contro i cinesi. Cioè, quello, faccia nascere una cooperativa che costa tanto quanto i laboratori esistenti, che sono perdenti contro i cinesi. Ecco, quindi questa è un po' la nostra posizione. Per coerenza, comunque, ho detto, abbiamo elaborato questo documento per il sindaco, sulla base della quale poi verrà fatto il business plan. Allora, c'è un messaggio, dice: i cinesi sono gli unici che assumono italiani anche se hanno 49 anni. Ma infatti io appena, mi sembra di essere stato in questa direzione, cioè io non sparo sui cinesi assolutamente, dico che è una realtà che va in qualche modo affrontata con pragmatismo. Cosa risponde a chi, agli imprenditori che hanno messaggiato, dicono: il mondo del lavoro però deve imporsi, qualcosa si deve fare, sciopero fiscale, ritardo nei pagamenti delle tasse, ma insomma qualche cosa però deve far sentire a questo governo qualche cosa, insomma. Sì, io, questo o quegli altri? Io dico che purtroppo siamo in un momento storico in cui la irritazione da parte di buona parte della popolazione è assolutamente comprensibile. Io personalmente non credo che azioni così forti possano portare a qualcosa, anche perché poi nei fatti temo che si possono lanciare, ma poi non so che tipo, quanta adesione avrebbero. Certo, certo. Le chiedono perché non era presente al Fashion Trend. Tramite messaggio. Fashion Trend quale? Quello del CSC, immagino. Presumo. Allora, perché ero a Mantova alla riunione in Camera in Confindustria con la presentazione della organizzata da Confindustria Mantova. Comunque, se posso dire una cosa su questo Fashion Trend, la mia intenzione era quella di andare. Di andare. Sì. Siamo in chiusura, io comincio con ringraziare il presidente di ADICI, Alessandro Gallesi. Le leggo un ultimissimo messaggio, salutiamo l'ascoltatrice che l'ha mandato, Manni, si firma, dice: scusi, ho 47 di piede, non riesco a trovare collana adatti. Beh, no, li facciamo i collant, perché se serviamo Svezia, Norvegia e Finlandia, ci sono i collant. Sì, effettivamente qua, io sono alto anch'io, ho giocato a basket tanti anni, avevo compagni molto più alti di me, purtroppo c'è una certa difficoltà quando si hanno misure. Sì, è vero, in Italia si vende ancora la taglia seconda, quando in nessun altro paese d'Europa si vende più, e magari non abbiamo le quinte con le misure adatte, capisco che a volte sia un problema. A volte è un po' un problema. Grazie moltissimo, Presidente. Grazie a voi. Grazie.